Vai. Ciao, eccoci, quindi siamo con il nuovo Motorola Razr e come abbiamo avuto modo di parlare, vedere, l'idea è quella di presentare al mercato un prodotto con display flessibile, foldable, nella form factor storico di Motorola, iconico del Razr, quindi un vero e proprio clamshell come eravamo abituati a vedere nel 2003-2004. Motorola Razr si presenta al mercato con un display esterno da 2.7 pollici, tecnologia OLED, una camera da 16 megapixel e quello che lo caratterizza sicuramente è la presenza di un display flessibile interno da 6.2 pollici, sempre con pannello OLED, tecnologia flessibile ovviamente. È un prodotto con 6 giga di RAM, 128 giga di memoria interna e indubbiamente l'aspetto più importante su cui abbiamo lavorato per il prodotto è il meccanismo di chiusura, quindi la cerniera che va poi a gestire la chiusura del telefono stesso. Quindi la cerniera è un brevetto di Motorola e Lenovo, abbiamo collaborato con la parte Lenovo dello Yoga, famosi per le loro cerniere, per realizzare appunto la cerniera che è presente all'interno del Motorola Razr. Questa è una cerniera fatta in acciaio inossidabile, quindi capace di garantire durata e durevolezza nel tempo del meccanismo, ma anche poi resistenza ad agenti esterni come può essere piccoli granelli di polvere, che non vanno poi ad inficiare quello che è il funzionamento hardware e fisico della cerniera stessa. La caratteristica della cerniera è appunto quella di avere due piatti per ogni lato che tendono il display nella posizione completamente flat quando è aperto. Quindi non hai evidenza di scalini o altri aspetti negativi. E che succede? Nel momento in cui andiamo a chiuderlo, questi due piattini per ogni lato si collassano all'interno della struttura del telefono e la cerniera stessa va ad ospitare quella che è l'angolo di curvatura, quindi la curvatura del display flessibile. Come tutti sappiamo, l'aspetto cruciale più importante di un display flessibile è quello dell'angolo con cui viene piegato lo stesso. In questo caso è la cerniera stessa che va a garantire il perfetto angolo di curvatura del display. Quando il prodotto è chiuso, zero gap. Quindi le due superfici del display sono sovrapposte completamente e c'è un aspetto di design del prodotto che è veramente unico. Oltre all'aspetto wow nel vedere come una tecnologia così delicata, come può essere magari percepito un display flessibile, viene gestito in maniera ottimale da parte della cerniera che abbiamo realizzato e sviluppato per garantire il prodotto. Okay.